Benvenuti su News Cronaca. Nel video di oggi parleremo del bruttissimo malore che ha colpito Antonella Clerici e l'ha costretta ad abbandonare la conduzione del suo programma per qualche giorno. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. L'incidente accaduto alla Clerici risale al 2012, quando fu ricoverata d'urgenza in ospedale in codice rosso. Ha raccontato di aver rischiato la vita a causa di un antibiotico di nuova generazione, dicendo: «Ho rischiato la vita per uno shock anafilattico, avevo preso un antibiotico di nuova generazione, mi sono sentita soffocare e mi è venuto un prurito terribile all'orecchio sinistro, come se ci fosse dentro una bestia, mi si è gonfiato il viso». I medici dell'ospedale hanno agito rapidamente, somministrandole cortisone per placare lo shock. «Durante l'incidente, pensava, io ero lì sul lettino e pensavo che non sarei morta, perché era stupido morire». A causa del ricovero, il 6 marzo, ha dovuto chiedere a Claudio Lippi di sostituirla alla conduzione della puntata della Prova del Cuoco. Dopo poche ore dal ricovero, ha rassicurato i suoi fan tramite Twitter: «Shock anafilattico per antibiotico. Che paura, notte in osservazione al Gemelli. Grazie ai dottori e infermiere del pronto soccorso, mamma mia che hanno con gli ospedali, a Capodanno Maelle, ieri io. Meno male che adesso stiamo bene». L'8 marzo è tornata alla conduzione, ancora leggermente gonfia e confusa, ringraziando lo staff medico e Lippi per il loro aiuto e sostegno. Grazie all'intervento tempestivo dei medici la Clerici è sopravvissuta e oggi può raccontare questo episodio. E tu cosa ne pensi della presentatrice? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.